Sono Paola De Angelis e mi occupo di Public Affairs e relazioni col governo. Il farmaco è un prodotto del tutto particolare. È un prodotto che viene regolamentato fin dalle sue prime fasi di vita, viene regolamentato nella ricerca, e viene regolamentato nell'immissione nei sistemi sanitari nazionali, viene regolamentato nel prezzo, nella sua somministrazione, viene regolamentato e monitorato dopo che è entrato nel mercato. Le aziende che producono farmaci, tipicamente quei farmaci che vengono prescritti dal medico o che vengono somministrati in ospedale, le aziende hanno un bilancio contingentato in Italia, non possono guadagnare su quei farmaci più di un tot, più di un tetto. In realtà, quello che guadagnano oltre lo ridanno indietro. Questo già fa capire la forte interazione fra chi produce farmaci e le autorità che regolamentano il mercato del farmaco. C'è poi la questione, evidente a tutti, che il farmaco è una tecnologia che ha a che fare con il benessere, con la speranza di guarigione e con l'aspettativa di vita. Quindi ha un fortissimo impatto sociale ed etico e su questi due binari è importantissimo che l'azienda farmaceutica si muova. Probabilmente il modo di fare lobby, tra chi si associa e chi invece rappresenta, che so, una multinazionale farmaceutica, si differenzia un po' nell'obiettivo percepito. L'obiettivo percepito di profitto, nel caso dell'industria, e l'obiettivo percepito di un interesse apparentemente generale da parte delle associazioni di pazienti, nel caso del farmaco, piuttosto che in generale delle associazioni non profit. C'è questa grande differenza fra chi fa profitto e chi non lo fa. Sono accomunati entrambi comunque dal fatto di rappresentare degli interessi particolari. Nessuno rappresenta interessi generali. Ciascuno, nell'interlocuzione con le istituzioni, rappresenta un interesse particolare che verrà poi riassunto in un interesse collettivo, però, delle istituzioni. Ciò che probabilmente le lobby profit possono tanto imparare dalle lobby non profit, è un po' questo mix più teso all'advocacy e meno al tecnicismo, in qualche modo, del fare lobbying. Lo spirito vitale e creativo di una non profit, nella consapevolezza di voler rappresentare un interesse che è potenzialmente più vasto dell'organizzazione stessa, ecco, questo è una forza vitale che chi fa lobby per il profit dovrebbe imparare. Lobby è rappresentanza di interessi legittimi, normalmente rappresentate da persone estremamente competenti nel loro campo. L'attività del decision maker, di chi fa le leggi, è un'attività che va a regolamentare determinati settori e per farlo in maniera virtuosa c'è bisogno di essere estremamente informati di tutti quanti gli interessi in gioco e di tutti quanti i possibili aspetti della regolamentazione che si va a toccare. Il lobbista trasferisce il know-how che gli deriva dall'interesse particolare al decisore pubblico che lo assumerà, come se riterrà, sicuramente in termini di consapevolezza. Il lobbista rende consapevole il meccanismo decisionale. Questa è la sciarpa dell'orgoglio lobbista. Lobby non olet.